Ciao a tutti, oggi vi propongo la mia torta d'anniversario di matrimonio. Diciamo che è stata una torta un po' improvvisata perché ho avuto davvero pochissimo tempo per prepararla, quindi ho dato sfogo alla semplicità nella realizzazione. Non è molto difficile da preparare. E adesso vi dico come ho preparato questa torta. Praticamente ho preferito realizzarla in uno stampo da pancake rettangolare piuttosto che in uno stampo circolare e poi sono andata a farcirla con della crema al cioccolato fondente senza bagna e ricoperta completamente di pasta di zucchero e fiorellini, perline argentate per dare un tocco di eleganza a questa torta che ho chiamato Prato Fiorito. Andiamo a vedere di seguito gli ingredienti per prepararla. Preparo la torta. Per prima cosa vado a mettere all'interno della planetaria le uova con lo zucchero, ma questa operazione si può fare tranquillamente anche con uno sbattitore elettrico. Ora io uso la planetaria perché ce l'ho e per comodità. Faccio andare la planetaria e vado a spumare fino ad ottenere un composto gonfio biancastro. Le uova sono ben sfumate, adesso vado ad aggiungere il burro che deve essere tiepido che ho fuso a bagnomaria. Arrivata a questo punto comincio ad inserire la farina integrandola a mano con una spatola. Prendo il contenitore dove ho messo la farina, ci vado a mettere il lievito, un pizzico di sale, vado a mescolare. E comincio ad inserire la farina andandola a setacciare. Vado a mescolare dal basso verso l'alto. Continuo con questa operazione fin quando non avrò esaurito tutta la farina. Ho finito di integrare tutta la farina, adesso vado a mettere la scorza grattugiata di un limone. Potete andarla a sostituire con quella d'arancia, se gradite, oppure con della vaniglia, con dell'aroma di vaniglia. Finisco di mescolare l'impasto. Ho imburrato ed infarinato una teglia da pancake, ci vado a distribuire l'impasto all'interno. Vado a mettere in forno già caldo a 180 gradi per 35-40 minuti. Adesso vado a vedere se è pronta la mia torta a forma di pancake. Faccio la prova dello stuzzicadenti. È perfettamente asciutta e cotta. Preparo la crema. Metto i due tuorli all'interno di un contenitore con lo zucchero e vado a sfumarli. Aggiungo una bustina di vanillina, la farina oppure la fecola di patate, come preferite, un po' di latte dei 300. Dovrò andare ad ottenere un composto abbastanza liquido che poi andrò ad integrare nel latte quando sfiora l'ebollizione. Ecco che il latte ha sfiorato l'ebollizione, vado a mettere il composto, vado a mescolare e in un attimo la crema si andrà ad addensare. Volendo andare ad ottenere una crema al cioccolato, vado ad aggiungere 100 g di cioccolato fondente prima che la crema si freddi. Mescolo per farlo sciogliere completamente. Anche la crema al cioccolato è pronta. La lascio freddare in un contenitore coperta con della pellicola trasparente. Adesso la torta è fredda. La vado ad estrarre e la vado a livellare.
vado a girarla dalla parte che rimane più uniforme. Adesso vado a farcirla con la crema al cioccolato. Se volete potete andare a mettere una bagna. Questa volta io la lascerò asciutta. Possiamo anche andare a fare più strati perché è una torta che si taglia perfettamente. Adesso vado a livellare. Dopo averlo livellato, lo vado a mettere in frigorifero perlomeno per 40 minuti, un'ora. Adesso vado a stendere la pasta di zucchero. Andrò a stenderla di uno spessore abbastanza alto perché dovrà andare a coprire il cioccolato della torta, non dovrà trasparire. Ecco, vedete che avendola fatta abbastanza spessa, dello spessore di circa 4-3 mm, non si nota il cioccolato, della torta. Rimane perfettamente bianca. Se temete che si possa vedere, invece, non l'andate a rivestire lateralmente con il cioccolato, ma andate a preparare un po' di crema di burro con dello zucchero del burro montato. Andrò a fare delle decorazioni semplicissime. Possibilmente con degli stampini, metto un po' di zucchero a velo sopra e sotto, vado a formare delle foglie. Con degli stampini ad espulsione, ma non lascio la foglia piatta così sul piano di lavoro, do un po' di movimento del tipo l'appoggio dando delle pieghe. In questo modo sarà più carina la decorazione. Adesso preparo i fiori. Andrò a farli bianchi e gialli. Sempre con lo stampino ad espulsione. Per dare al fiore una forma meno piatta, lo andrò a far seccare sopra un beccuccio della sac à poche. Così. Così i petali scenderanno verso il basso. Adesso sono andata a realizzare delle finiture, praticamente utilizzando questi stampini in silicone. Metto all'interno la pasta di zucchero e realizzo queste finiture, che andrò a mettere nel bordo della torta. Vado a prendere un pennello, vado a inumidire con dell'acqua e poi vado ad applicarci questa finitura. Adesso posso iniziare a decorare la mia torta. Comincio a prendere le foglie
che gli avevo dato un po' di movimento, vado praticamente a bagnare leggermente, dove andrò a posizionarla. Cerco di accostare colori diversi e all'interno del fiore andrò a mettere delle perline che daranno un tocco d'eleganza alla torta. Non limitate a metterne una, io per esempio ne vado a mettere 5, 6. Il fiore è abbastanza grande, quindi sono andata a metterne di più. La torta a prato fiorito è pronta e spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Se vi piacciono le mie ricette, vi ribadisco nuovamente che potete seguirmi anche su altri social network, potete iscrivervi al canale oppure sulla pagina Facebook, potete seguirmi su Instagram. Metto praticamente tutti i link di riferimento dove potete trovarmi nelle info box sotto il video. Un bacione grande a tutti, per l'affetto che mi dimostrate continuamente e alla prossima ricetta!